Ciao a tutti e benvenuti nella Vanelli Coffee Academy. Io sono Pietro Vanelli e oggi parleremo di latte art, anzi, di latte art tips. L'argomento di oggi è la rosetta perfetta, ma visto che si sa che la perfezione non esiste, il video finisce qui. Ma dai, non ci avrei mica creduto, stavo scherzando. Rosetta, quella cosa che se tu fossi un panettiere penseresti a questo, se tu fossi un astrofisico a questo, se tu fossi invece un archeologo a questo, se invece sei una bambina probabilmente penserai a questo. Ma visto che siamo sulla Vanelli Coffee ed Academy ed è risaputo che se sei un barista la rosetta per te è questo, quindi parleremo di come trasformare questa rosetta da così a così. Ma prima una piccola premessa: la latte art è anche una questione di stile. Ci sono tantissimi stili tra cui scegliere per fare la rosetta, come nel rap. Ti piace più old school o new school? Se tu fossi un rapper, quale faresti? Questa è la domanda che dobbiamo porci quando facciamo latte art. Non con il rap, nel senso, che rosetta vuoi avere? Che stile vuoi avere? La vuoi big? La vuoi small? La voglio con una base larga? La voglio senza base? Voglio invece fare tipo un miscuglio di tutto quanto? Ed ogni cosa è bella. Ok, ora che abbiamo messo un po' i puntini sulle i, andiamo al vivo della questione. Spesso la rosetta, più che essere un dolce dondolio di latte nella crema del nostro espresso per fare una forma armonica, è tipo un raptus di schizofrenia. E quindi ovviamente non ti viene niente. E invece la rosetta è fatta di un'oscillazione regolare, ipnotica. È solo così che noi riusciamo a ottenere una rosetta armonica. Quindi la prima cosa da fare è trovare la giusta oscillazione. Vi consiglio di entrare un po' in sintonia con il brick che state usando, così da riuscire a capire qual è la naturale oscillazione di quel brick in base al beccuccio, alla grandezza, eccetera. Per trovare questa cosa, alleniamoci con l'acqua ed alleniamoci sempre, sempre, ogni volta che avete un minuto, quando state rispondendo ad un'email, mentre cucinate, mentre sfidate la forza di gravità e vincete. Non mi importa, ma allenatevi, sempre! Sì, sì, certo. Benissimo, adesso che padroneggiate l'oscillazione come dei veri latte artist, passiamo al movimento del bricco. Questo determina se avere una rosetta così o una rosetta così. Più ti sposterai in avanti con il tuo bricco all'inizio della tua rosetta, più avrai un risultato così. Più invece starai fermo durante l'esecuzione della tua rosetta, più avrai un risultato così. Adesso che avete un po' capito come funziona, dovete fare qualche prova e trovare un po' l'armonia che vi piace di più, trovare il vostro stile. Vi ricordate la storia del rap? Un'altra piccola cosetta della quale vorrei parlarvi: se voi fate questa oscillazione molto grande, molto lenta, e poi vi muovete molto veloce con il bricco, avrete un risultato così. E invece se fate un'oscillazione un po' più veloce, con una frequenza un po' più alta, un po' più... però vi muovete lentissimi, avete un risultato così. Ok, a questo punto qualcuno mi potrebbe dire: ma Pietro, io le faccio già tutte queste cose, eppure la mia rosetta ancora non è bella. A quel punto io gli direi: cambia mestiere. Ah, scusate, ho detto mestiere? Cambia mestiere.
Vabbè, dai, scusate. Perfetto, io penso di avervi detto tutto. Se mi sono dimenticato qualcosa, scrivetelo nei commenti. E se siete baristi o se siete nati un giorno pari, iscrivetevi al canale, attivate la campanella. Se non siete baristi, seguitemi su Facebook ed Instagram. E se siete nati un giorno dispari, inviate questo video al vostro barista di fiducia. Adesso passiamo alle cose importanti. Me e i miei blooper. Più ti muoverai. Ah, ok. Potevi anche andare di là. Come ti pare? Grandi successi! L'azione. Vabbè, dai.